Professor Napolitano, quali sono gli obiettivi di questa campagna denominata Piatto Forte? Gli obiettivi sono fondamentalmente due: quello di far conoscere alla popolazione generale il rischio dell'osteoporosi, che è una malattia subdola, nel senso che è una malattia che non dà sintomi, e l'unico sintomo è poi quello del dolore post frattura, ma è già troppo tardi. E quindi il secondo obiettivo è quello di rendere noto alla popolazione che, diciamo, i pazienti a rischio sono molti. Solo nel solo Abruzzo più di 200.000 persone, 200.000 donne sono a rischio di osteoporosi, e questo rischio è particolarmente accentuato soprattutto nei primi 5 anni dopo la menopausa, quando la riduzione della densità ossea è più accentuata. L'osteoporosi è una malattia che può essere prevenuta con alcuni capisaldi. Innanzitutto facendo attività fisica, esercizio fisico sia prima che dopo la menopausa, perché l'osso beneficia dell'esercizio fisico e aumenta la sua densità. Secondo, poi, facendo una dieta che sia bilanciata ma ricca di calcio e di vitamina D. La vitamina D è assolutamente importante e purtroppo, a differenza di quello che credevamo fino a qualche decennio fa, anche noi paesi mediterranei siamo a rischio di carenza di vitamina D. C'è un segreto, se così possiamo dire, per preservare, per tenere in buone condizioni le nostre ossa? Allora, fondamentalmente sono quello che dicevamo prima, cioè fare molta attività fisica, possibilmente mangiare una dieta ricca di calcio. Più che gli integratori di calcio, è importante che ci sia una dieta ricca di calcio, anche semplicemente con misure molto semplici. Ci sono alcune acque che sono ricche di calcio e non sono ricche di sodio, per cui già questo consente in qualche maniera di avere una buona quantità di calcio. Continuare la vitamina D e poi i capisaldi dello stile di vita comune: poco fumo e, diciamo, alcol moderato, non diciamo senza alcol, ma alcol moderato. Possiamo dire che con l'aumento dell'età media della popolazione italiana sempre più persone nel nostro paese dovranno fare i conti con l'osteoporosi? Assolutamente sì, se facciamo un ragionamento molto semplice. La menopausa nelle donne arriva mediamente intorno ai 50 anni, ma rispetto a un secolo fa la vita si è allungata di oltre 15 anni, quindi sono 15 anni in più che le donne hanno a rischio di osteoporosi e di tutti quegli eventi che sono legati all'osteoporosi, in particolare le fratture.